Ciao, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio M, grazie a te mister Leo per l'invito. Allora, caro Alessio, i miei ascoltatori ti avevano conosciuto con Non sono depresso, lo scorso singolo. Cosa è cambiato da lì ad oggi? Beh, è uscito una settimana fa questo mio nuovo singolo Pigro, questo brano estivo, e avevo voglia di dare, diciamo, una ventata di freschezza, di spensieratezza, visto comunque anche il periodo che abbiamo vissuto, tuttora comunque che stiamo vivendo, no? Perché non ci siamo ancora lasciati alle spalle tutto quello che è stato. E quindi avevo voglia di far vivere alle persone un momento un po' a cuor leggero. Allora, prima di arrivare a parlare di Pigro, parlami un po' di te, Alessio. Se io ti dicessi, chi è Alessio Giannetti? Allora, Alessio Giannetti è un cantautore, mi definisco un imprevedibile cantautore, gioco con ironia e spensieratezza all'interno delle mie canzoni. C'è stato un netto cambio di rotta rispetto a quello che sono stato ed ero in passato. Credo di aver trovato una chiave sicuramente più riconoscibile, più riconducibile a me, non solo dal punto di vista di look come artista, ma soprattutto anche dal punto di vista di scrittura e di sound. Ci sono stati altri 5 brani in precedenza, prima di Pigro, già pubblicati, tra cui appunto Non sono depresso, con il quale mi avete conosciuto, e adesso sto continuando a percorrere questo filone. Ci sarà, spero, sicuramente tanta altra musica da ascoltare, ma soprattutto da portare anche dal vivo. Questi sono, diciamo, i primi obiettivi che mi sono prefissato per quest'anno e per il futuro. Allora, parliamo di questa nuova canzone, Pigro. Perché Pigro? Beh, Pigro è sicuramente, come tutte le altre canzoni, c'è molta autobiografia, è molto autobiografica la canzone. Pigro è, diciamo, un po' il mio modo di essere nella vita, ma sicuramente non nella musica. Questo brano, come ho detto prima, è sicuramente molto spensierato, molto irriverente, ma come i miei altri brani c'è comunque sempre uno spunto di riflessione al suo interno. Racconta di come la pigrizia a volte ci porti a fare sempre le solite scelte, quindi a rimanere nella solita zona di comfort piuttosto che spingerci verso qualcosa di nuovo, e ho voluto contestualizzare tutto questo in un tema che in questo periodo, essendo in piena estate, ci accomuna un po' tutti, che è la scelta delle vacanze. Quindi a volte, per un piccolo dettaglio che ci sembra insormontabile, preferiamo comunque dirottare la nostra scelta verso comunque la solita meta di vacanza, piuttosto che spingerci verso un qualcosa di più particolare, di più figo, perché comunque a volte ci frena e ci spaventa un po'. Allora, ci sono delle pagine, dei canali dove poter conoscerti ancora meglio? Assolutamente, io ho tutti i miei canali social, c'è un mio sito internet che è www.alessiogiannetti.it, che vi invito a vederlo perché è molto colorato, molto ricco. C'è comunque anche un press kit da poter scaricare, dove ci sono tante curiosità nel quale potete conoscere, insomma, tante cose di me. Ci sono i miei canali Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, quindi ne abbiamo a bizzeffe, insomma, quante ne volete. Perfetto, allora le ultime due domande, che si assomigliano un po', però in primis quello che ci interessa: cosa bolle in pentola? Beh, come ho detto prima, sicuramente ci sarà tant'altra musica da ascoltare, ma in questo momento mi sto concentrando sul portare anche live quello che faccio, e quindi sono già alle prove con i miei musicisti per portare comunque dal vivo dei bei spettacoli. Quindi sarà un'alternanza di mie canzoni, di canzoni comunque già popolari, per permettere comunque anche alle persone di divertirsi, no? Anche con un repertorio un po' più conosciuto, e non lo so, magari spero di mettermi presto al lavoro ad un album, così che poi da portare in giro solo ed esclusivamente la mia musica. Ultima domanda: cosa vuol fare Alessio Giannetti da grande? Beh, Alessio Giannetti da grande vuole fare il musicista a 360 gradi, questo è
chiaro, è molto chiaro, ce l'ho proprio ben stappato nella testa. Benissimo, in bocca al lupo per tutto, e ora andiamoci ad ascoltare Pigro. Ciao Alessio! Viva il lupo, grazie mille, ciao a tutti! Era la stessa meta di ogni anno, ma già ho comprato un altro De Priano. Un buono che sta per scadere a maggio, è il divano che mi tiene qua. Troppe cose a cui dover pensare, la meta giusta quale mai sarà? O la valigia che mi guarda male, pronta da un mese fa. Ho un amico che ormai vive a Dubai, mi ha più volte detto è casa tua che andai. Un soggiorno a 5 stelle, ma senza wifi, senza wifi, senza wifi. Tra le dune del mio solito mare, e Pigro dormiente coperto di sale. Non c'è linea, è sempre scarso il segnale, ma con le cartoline che ho preso a Natale. Sarei potuto andare nel deserto come un sultano in vizio dromedario. Decisamente mi costava troppo, me lo ha detto Trivago. Invece forse a me piace così, vivere in questa pigra realtà. Ho la valigia che mi guarda male, vuole ripartire. Il mio amico che ormai vive a Dubai mi ha più volte scritto guarda che te ne pentirai. Un soggiorno a 5 stelle, ma senza wifi, senza wifi, che te ne fai? Tra le dune del mio solito mare, che Pigro per niente coperto di sale. Non c'è linea, è sempre scarso il segnale, ma con le cartoline che ho preso a Natale. Sono l'esatto esempio di quello che scrivo. Tra dire e fare scelgo rimandare. Paradossale essere me. Ho preso a Natale.